pronto! Oh, signor Giorgio, verrebbe a fare una partita con me? Fanculo! Ma è un gioco per NES! Eccomi, salve a tutti! Che bel giorno di gaudio e gioia! Ma dov'era? Io sono sempre dove ce n'è di bisogno. Ok. Molto bene, a cosa giochiamo oggi? Così a queste capre a casa posso spiegare un po' di storia del videogioco. È uno dei giochi della mia infanzia, cioè North and South. Ah, bellissimo, bellissimo. Sono un veterano. Bene, duano molto che bene. Veterano. No, ma in che di senso? Questo gioco. Ah, meno male. Ve lo spiegherò per benino. Fanculo! Così che sarà gratis. Questo era gratis perché nel pacchetto. Allora metterò i miei occhiali da giudizio. Va bene, questi sono gli occhiali da giudizio che non mi fanno parlare bene, ma comunque è così, va bene. Nord e sud si svolge tra due fazioni, una controllata da me e una controllata da lei stessa. Stia zitto. Lei e quelli del sud, va sì, bene? Sì, perché io voglio... Perché infatti io sono siciliana. Sì, ma lei pure è siciliano, quindi non parli. Mettiamo le varianti degli indiani d'America, i fulmini e le navi. Sì, così. E mettiamo che l'anno 1861, si può scegliere anche 62, 63, 64, ma meglio 61. Ragazzi, guardate, posso toccare anche il sedere a questo fotografo. Ma perché? Fan... Esatto, bene. Lei si prende troppe libertà, secondo me. Comunque, go! Bene. Che cos'è? Lo spieghi lei, anche perché io non l'ho cresciuta a pane e acqua. No, lei non a mi ha... pane e videogiochi no, del NES. Lei non mi ha cresciuta proprio. Però comunque, allora, lei ha quelli azzurri, il nord, e deve conquistare gli avamposti del sud, cioè che sono i miei. Quindi muovi, muovi. Bene, io sono questi, allora. Io sì. Dico di far muovere questo qua. E quest'altro invece qua. Io c'ho la nuvola di Fantozzi, vabbè, lasciamo perdere. La nuvola in realtà è la nuvola di Giorgio, ci dico. Ma sempre lì la nuvola, c'ho schifosa. E io la sfido, la sfido. In questi casi si entra in combattimento e quindi dobbiamo lottare. Lottare. Bene, su un campo di combattimento. Allora, molto bene. Spacco subito il ponte. Io cerco di prenderla. Io sono quelli a sinistra blu. Lei quelli. Io sono i cavalli. Ah, l'ho presa! No! L'ho presa! I cavalli io glieli combatto con altri no, cavalli. Ho sbagliato tutto! Attenzione, i miei cavalli sono caduti. Porca troia! Questo ponte è così danneggiato. Esatto, mi fa morire gli uomini. Cosa mi stava fanno oh! Fare? Adesso... Non è stato furbo questo, non lo è stato. Attenzione! No, non ci sono i miei uomini! Bravissima! Ma se io vado con i cavalli, posso attraversare il mare? No! Ah, c'è il passaggio sopra, non l'avevo visto! Sì, io è Rambo. Un po' tardi. Oh, Rambo! Aiuto! Lei deve soccombere. L'ho ucciso! Sì, ma dovrà soccombere sotto un le mie... L'ho ucciso! Non può essere che vinca lei, non può essere... Un altro non ci... No, ragazzi, Rambo! No! Oh! Molto bene, io sto per conquistare i suoi avamposti. Già uno me l'ha conquistato. Va bene. Adesso la risfido. Stavolta... Lei vuole morire. Esatto. Oh, lei ha Molto solo... Molto bene, sì, perché di quel soldato mi era rimasto solo il cannonazzo. Me li ammazza, io già lo so. Aiuto. Ci provo, attenzione. Aiuto. Ah! Aiuto. Aiuto! Qualcuno gliel'ho decimato? No! Sì! E cerco soddisfazione con una bella rivincita. No! Tutti i miei cavalli! No, il cavallo! E io ancora i cavalli! Lei ha tutti! Tutto! Aiuto! No! Venga qui che l'esplodo gli uomini! Glieli esplodo! No. Giustizia fu fatta! Fanculo! È andata così? Chi sono quelli là dietro? Ho fatto malissimo! Vediamo! Esatto, sono ombre! Anche quelli davanti, non è che... Questa è una grafica troppo next gen! Però io le chiedo soddisfazione per una trivincita! Lei è audace e tracotante! Cercate su Google Traduttore! Ho imparato Google Traduttore! Incredibile! Beh, traduttore, sarebbe un vocabolario quello che serve a... Ma comunque... Lei ha messo due omini nello stesso posto. Sì, non so che cosa faccia sta cosa. Molto bene. Lei è spacciato adesso. Glielo dico prima. Sarà da vedere.
Io direi di armare i cavalli e provare ad attraversare il ponte. Attenzione, no, no. Mettetevi in fila. No, combattete, combattete. Sì, sì, sì. È andata molto bene. È andata molto bene perché è a livello 2. Adesso ha due cannoni. No, è perché ho unito i personaggi. Ah già, oh mamma mia, lei ha due personaggi contro di me, io solo uno. Nonostante questo ho sprecato tutto. E il cavallo così mi muore e lei mi è morto. Uno me l'ha ucciso e l'altro si è ritirato, mi è rimasto un tizio. Eccolo, è coraggioso. Aiuto. Lei però è un infame. No, ho finito le munizioni. Un eroe. Ma adesso lei è spacciata, Le è rimasto soltanto un cretinetti qualsiasi. E io invece ho tutta l'armata del settimo squadrone cavalleria. Ah no, gliel'hanno resettato. No ragazzi, siamo andati alla cieca con questi cavalli del cosa. Venga, dobbiamo vengi, fare? Vengi. Ah, il cannone. Mi ho distrutto il cannonazzo. No, aiuto. Sì, è andata bene, attenzione. Sono stata... No! Sì, sì, ma guardi, sì. Chi guardi. È? Cos'è? Che cosa fa? Lui è Ram. Mi sono morti due uomini. Aiuto. No! Sì, è andata bene. È andata bene, molto bene. Lei è troppo forte, effettivamente. A me non la si fa nei giochi del NES. È vero, però... Prima o poi con un altro gioco mi prenderò la rivincita della vita. Guardi come mi beo delle sue parole al vento. Alla prossima. Alla prossima sfida retro. E bella a tutti. Ora basta. Non voglio fare il gameplayer da 4 soldi. Esatto. Me è solo il NES e questi giochi che molti di voi neanche conoscevano. Fatevene una cultura. Vero, nord giusto, e sud della defunta Infogrames, che tra le altre cose ha fatto Ronaldo di football, per dire, per PlayStation 1. Cultura, guardi che cultura. Sì, ho visto. Alla prossima. Fanculo.